Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il pacco da Amazon, enorme. volevo fare questo unboxing in ASMR, ma non posso perché mia mamma sta apparecchiando il tavolo, quindi sarà normale. Uscirà dal mio canale, ovviamente, dove lo perdete. È bello grosso, enorme. Facciamo un momento foto, se magari non con il dito davanti. Bellissimo. Allora, questo pacco è stato un po' problematico perché doveva arrivarvi ieri, poi mi è arrivato oggi, poi mi ha mandato l'email che doveva arrivare non so quando. Adesso ho il momento più bello di tutti, lo spacchettamento. Mi doveva arrivare anche un altro pacco, quindi spacchetteremo pure quello. Ta-ta-ta-da, cosa ci sarà dentro? Ho oblivato ovviamente il mio indirizzo perché. Allora, apriamo io con tutta la mia immensa dolcezza. L'aprirò. Senti il rumore, sono sempre i ventilatori. Che adesso ho puntato contro la finestra, quindi non è c'è uno spirito dietro di me, ma ho puntato il ventilatore contro il muro. Perché mi fa male il collo. Ci sono 400.000 pacchi. La busta numero 1, che poi la andrò a buttare. Ok. E dentro c'è questo coso, un'altra busta. Avevo paura che qualcuno me lo rubasse. Mira. Guarda che. Mamma mia, andanti scippo. Ah, questo oggettino che vedrete era soggetto Prime. Devo arrivare al mio punto ieri. Però dai, un giorno di ritardo, vabbè, non aspetto di stare. Madonna quanto grosso, questo fosse più piccolo. Questa è una cosa, allora ragazzi, faccio già un piccolo spoiler, ma voglio che indoviniate adesso che cos'è. Scritto tutto nei commenti. È una cosa che. Il pacco un pochettino aperto, ma dicevo che i pacchi non li trattano molto bene su Amazon, diciamo, perché è un po'. Prima che funzioni. È una cosa che mi serviva da tantissimo tempo per fare i video. Tanto, tanto tempo. Adesso ve lo farò vedere. Purtroppo non è stato chiuso bene, però. L'ho preso grazie a una carta che ora vi dirò qual è, ma purtroppo. Dal 31 di otto, di, il 31 di agosto non sarà più possibile farlo. È una carta che si chiama Flove. Praticamente facendo questa carta Flove vi davano un buono sconto di 15 euro su Amazon. Sì, un buono sconto. Io ho pagato praticamente questo ring, appunto, 1,99 euro. Con lo sconto che avevo già di per sé mio, perché da cliente Prime mi devo fare uno sconto. E poi, appunto, ho messo il codice sconto. Andiamo ad aprirlo. Oddio, quanta roba c'è. Scusami. C'è un palo. Abbiamo un palo. Un palo. Poi. È veramente grosso. Abbiamo un palo, non perdiamo nessun pezzo, che qua, se perdiamo i pezzi, poi sono cavoli. Abbiamo. È grossissimo. Abbiamo. Penso che questo sia il ring. Il ring è gigantesco, sempre in celofanato. Poi abbiamo. Un bigliettino che in inglese poi lo leggerò. Abbiamo varie istruzioni, un codice QR, abbiamo una cosa pesantissima che è questa, penso che sia la base di appoggio. Poi abbiamo un altro pezzo che penso sia quello del telefonino e poi abbiamo quello che piace a me, ho messo questo pezzo perché a me mi piace. E poi abbiamo l'altra carta. Finito. Appoggiamo la scatola per terra, l'ho pulito. Allora. Vediamo questo, mettiamo tutti i pezzi dentro qua. Il Blu Ribbon me lo tengo per l'ASMR, ragazzi. Questo qua me lo tengo per l'ASMR, ovviamente. Poi mettiamo via tutti i pezzi, tieni qua. Questo qua tanto andrò a rigor di logica come si monta. Mettiamo per terra questo qua. Allora, tutta questa carta ce la butto. Allora, penso che questa qua sia la base. Lo monterò anche con voi. Sì, avremo la pellicola. Mi fanno schifo le pellicole a me. Guarda, è dura. Pensavo fosse una cacchiata, non sono onesta. Che beh, è pesante. Ve lo posso assicurare che tanto non lo sbatto, devo quasi romperlo. Allora, questo dovrebbe essere il palo che si avvita qua sotto. Allora, la base è. Tanto non la. Vabbè, tanto ovviamente poi lo farò accertare da un mio ragazzo,
vedere se l'ho montato bene. Ah, cos'è? Gira a vuoto, ecco, ora si è abituato bene. Poi lo farò stringere. Poi abbiamo un cavo con un pulsantino, che poi andrò a leggermi le istruzioni, ragazzi. Ok, istruzioni. E poi abbiamo questo filo qua molto molto lungo. E poi abbiamo questo aggeggio strano che dovrei montarlo qua sopra. Che è normale che sia storto, non lo so io. Allora, seguiamo. Dovrei conficcare il ring questo palo. Però mi sa appunto che ha un senso. È tutto rotondo però. Beh, io lo metto da questa parte. Sì. Ah, prima montiamo l'altra parte. Da brava persona. Allora. Mi è apparsa una cosa buona. Mi è apparsa forse una notifica. Allora. Questo coso andrebbe così. No. Perché fanno le cose complicate? No, madonna, si. Oddio, si fletta. E qui è una cosa fantastica. C'è una vita, quindi questo qua andrà qua dentro, sì. Come lo metto qua dentro io? Ah, si svita. Bene, sarà, prendiamo già i pezzi. Ok, quindi sta pallina va qui. Ah, sì, così l'ho visto. Ho capito come si fa. Strano, io devo montare le cose, non so come. Infatti non sono mai bravo. Allora, metto la metto la pallina. E poi devo evitarlo stando ferma. E la pallina non sta ferma. C'è qualcosa che non mi torna. C'è qualcosa che non va. La pallina non sta. Forse vengo. Ah! C'era il tocco d'arte che bisognava dare. Ora evitiamolo. Il tocco duro c'è sempre. Ovviamente lo sistemerò, ripeto. Ok, abitato. Questa è la parte che mi interessa di più perché oltre che è flessibile si gira anche tutto. È la parte che mi abbiamo solo fissato bene perché non vorrei che il suo... Ecco, stringiamolo bene. Ecco, ho abitato la pallina dentro. Ora abitiamo questo qua. Secondo la logica normale bisognerebbe abitare tutto sto patatrac. Ovviamente lo abitiamo bene. Sì. Per abitarlo bene sto spassando l'altro. Ok, abitato bene. Poi questo coso lo fletto così. Sì, perché così andrà così il telefonino. Ovviamente si sa. Andrà così il telefonino sto poi di palle, così andrà il telefonino. Voilà. Sì. Ci dovrò lavorare un po' su sta cosa di che si flette. Vabbè, comunque. Ora l'hai montato un po' la cazzo di cane. Questo qua va così, non so se deve andare giù con cattiveria, perché vedo che ha vari, ah, questa qua è per allentare qua, quindi questo qua, ah, ma è fighissimo, sono emozionata io, adesso beh, lasciamolo così, devo andare in verticale, sostringiamo questo, ah, questo qua penso che sia per metterci invece questo qua, quindi, però, vediamo se stringendolo si avvita. No, è svincchiato, quindi secondo me ci vuole un po' di cattiveria. Ok, svitiamo di nuovo. Svitiamo tutto, così. Secondo me bisogna... ecco, vedi, sembrava strano, ma... Ora bisogna evitarlo, bene. Sì, ecco. Perfetto. Allora, vediamo se riesco a farlo diventare dritto, perché lo vorrei dritto il ring. Forse sono tutto. Ultimo spavento da solo. Allentiamo ancora un po'. Perfetto. Ora stringiamolo bene. Perché io vorrei dritto il ring. Ovviamente non so cosa sia dritto, non ho gli occhiali. Non so, non stringiamo troppo. Poi flettiamo questa parte così. Perfetto. Oh, che figata, guarda che figata del ring. Io pensavo fosse più piccolino. Adesso proviamo a vedere se funziona la luce. Ah, meno male che ho un portatile qua vicino, quindi è USB, ma io comunque ho l'adattatore, tranquilli. Ok, abbiamo questo telecomandino, questo spacchettamento più prova. Allora, qua è per accenderlo. Oh. Ragazzi, i video verranno uno spettacolo. L'ho montato al contrario. Ok, molto bene, Sara.
aspettate. Non è che il braccio è flessibile. Ecco, è così praticamente. Ma proprio là. Allora, ha varie tonalità di luce. Quindi questa qua è la prima. Poi se schiaccio questo, cambia la luce. Meno luce, meno luce, meno luce, meno luce. Meno luce, meno luce. Ok, questa è l'intensità. Più luce, poi più luce, come si fa? Ah, qua ha un più o meno. Ok, ok. Questo che qua diventa cieca. Ok, questo qua. Che figata. Qui, azzurra. Allora, questa è quella più accecante, light, e questa è più scura. Penso che userò questa qua per fare gli ASMR, è troppo figo. Mi piace un casino. Questo video si conclude qui con il mio ring. Guardate quanto è figo, ragazzi. È fighissimo. Non serve per fare gli ASMR, fare i video, per fare tutto. Adesso faccio vedere, ve lo monto un secondo, così vediamo la differenza di video. Sì, avevo ragione io, non andava così. Allora. Eccoci qua, montato sul ring. Adesso vedrete, allora, se io faccio tipo così, si vedranno anche i miei brufoli, che figo. È così, l'ho montato sul ring ovviamente, è così. Penso che diventerò cieca così. E poi si abbassa, è fighissimo. Poi da tavolo come lo volevo io, se no appunto c'è la luce. Molto, molto bella questa mazzura, mi piace, molto rilassante. Ho trovato qualche ASMR. Poi man mano che va lui, questo è il minimo. E poi c'è questa qua, mi piace molto, devo dire. È molto più calda come luce, forse. Cioè, questa azzurrina. Boh, io vi conduco al mio video, sono contentissima del mio acquisto, vado a staccarlo dalla presa. Comunque sì, ho anche la tacchina, l'adattatore che si può attaccare alla corrente, però tanto io sono qui, questa sarà la mia postazione, il mio bellissimo ring. E niente, vi ringrazio per aver visto il video e sapete che adesso farò nuovi ASMR perché vi faccio vedere una cosa. Allora, perché lo uso per gli ASMR? Vi faccio vedere perché mi è partito tutto. Devo imparare ad usarlo, ragazzi. Vi faccio vedere una prova. Non devo muovere il telefono, devo muovere il ring. Praticamente, facendo questa cosa qua, vedete, si vedono le mie dita. E questa cosa qua è fantastica. Anche perché si può flettere comunque ancora di più il ring volendo. E questo qua serve appunto per fare gli ASMR. Poi si riaddrizza il ring. Così. Abbastanza flessibile, abbastanza morbido. Ecco perché l'ho comprato. Sono troppo felice del mio ring. Se siete alla fine del ring, vedete, io amo il mio ring. Ho il mio ring. Ciao a tutti.